Allora, quindi si riparte dopo, purtroppo dopo l'ennesima sconfitta di La Spezia, oggi è atteso anche un confronto con i tifosi. Come state vivendo questa sfida? Ma credo che il confronto con i tifosi ci sia, perché il momento non è uno dei migliori, questo non tocca a me dirlo, perché lo vediamo con i risultati e soprattutto con le sconfitte che abbiamo fatto fuori casa ultimamente. Credo che non sia normale che non siano contenti, perché una squadra come la nostra comunque non può fare tutti questi risultati negativi fuori casa, nonostante che magari certe volte non siamo in partita, magari certe volte abbiamo dovuto, che ne so, difendersi o metterci un po' di voglia, o c'è stata qualche partita, dico la verità, non ci è girata benissimo, a parte quella, secondo me, l'unica inspiegabile, quella di Trapani, quando la squadra proprio non siamo stati in partita. Credo che sia stato una delle peggiori questa stagione, anche se lì secondo me abbiamo toccato un po' il fondo, diciamo, con quella sconfitta, perché non possiamo avere quell'atteggiamento lì. Purtroppo è andata, e se avessimo potuto rigiocarla in quel modo non l'avremmo giocata. È vero, dobbiamo ripartire perché mancano 7 partite, e in queste 6 partite dobbiamo cercare di fare più punti possibile, perché l'obiettivo rimangono i playoff. Miguel, certo che tu hai parlato di Trapani, in realtà sono un po' di giornate che quali sono un po' di difficoltà, anche al primo tempo con il Latina in casa, una sorta di anomalia rispetto anche a un trend molto positivo, no? Anche rispetto alla prestazione, 4 punti, 5 partite, 2 gol in 5 partite, e poi un big in Bascia che sembra stia vivendo un po' di appannamento, è così o sbaglio? Sul fatto che il periodo non è bellissimo, è vero, sono d'accordo con te, nonostante la vittoria che abbiamo fatto Latina non è stata, diciamo, una grande partita da parte nostra, però in questo momento della stagione non è che dobbiamo pensare a giocare bene o a fare altre cose, noi dobbiamo pensare soprattutto a fare punti. In qualche modo lo dobbiamo fare, purtroppo non ci stiamo riuscendo, magari in casa siamo riusciti a vincere contro Latina, però quelle fuori casa magari certe volte qualche risultato positivo dovevamo farlo, purtroppo non siamo riusciti a farlo. Poi se vogliamo parlare di me, è vero che magari un po' di stanchezza l'ho avuta e ce l'ho, in effetti prima della partita con lo Spezia, col mister ne ho parlato, lui mi ha visto stanco con Latina, gli ho ribadito che era vero, in effetti non dovevo giocare, infatti non sono partito titolare sabato, purtroppo l'infortunio di Rominzi c'è stato, quindi dovevo giocare, ma questo è una cosa che fa parte del calcio. Comunque da quando c'è con l'Antuono, praticamente a parte le squalifiche, non avevo saltato pochi minuti, anche se andiamo a vedere da inizio anno ho saltato anche praticamente nessun allenamento, e quindi quello fa parte, perché siamo anche a fine stagione, quindi un po' di stanchezza ci sta, senza dubbio. Senti, hai detto che a Trapani hai giocato di più, perché 4 gol, insomma, il mister ha sempre salvato più di 27 minuti di Trapani, io salverei 28 perché bisogna guardare bene poi. Però poi, voglio dire, Vitella, Percelli, Spezia, lì forse il Bari non ha toccato il fondo, ma è arrivato vicino al fondo. Quando si ripetono tante volte queste cose, vuol dire che non è più un episodio, no? Lo sai meglio di me perché ne hai giocate tante, ne hai vissute tante. Se è possibile, ti sei fatto un'idea, tu ormai sei con Colantuono titolare fisso, la squadra la conosci bene, dovresti essere per ruolo anche uno di quelli che la determina la squadra, non i suoi meccanismi. Qua dov'è il problema? Ma cos'è che non funziona? Stiamo messi male nelle gambe, non abbiamo idee, non abbiamo gioco. Cioè, questa è una squadra di difficile interpretazione. Proprio personalmente io non mi sono mai trovato in una squadra così. Perché in casa, tutto sommato, sai, la squadra funziona, fuori non si capisce. Ma è quello che non riusciamo a capire anche noi, se no ci avremmo rimediato molto prima. Purtroppo l'unica giustificazione che potrei fare, anche se non mi piace farla, è magari la sconfitta di Entella ci poteva stare, perché venivamo comunque da un paio di partite fatte bene, cioè fatti tanti punti, e quella magari una ne puoi sbagliare. Poi subito dopo ci abbiamo rimediato dopo, con il Frosinone, diciamo.
Ho detto che abbiamo toccato il fondo a Trapani perché una squadra come noi, il modo in cui ha perso a Trapani non è stato bello, perché diciamo fino all'1-0 avevamo avuto... Ma nessuno mette in dubbio, però... Ma la differenza tra Trapani e Vercelli, per esempio, a Trapani abbiamo rischiato di prendere 7-8 gol perché dopo l'1-0 siamo andati tutti a lire... Bravissimo, e quello il modo secondo me è stato sbagliato. Invece a Vercelli, se andiamo a vedere, hanno fatto mezz'azione, hanno fatto gol. Poi è vero c'è stato un palo di secondo tempo, ma ci stava. E per quello che sto dicendo che a Trapani abbiamo toccato il fondo, perché il modo in cui abbiamo perso. A Vercelli, credo, è vero, è stata la partita brutta, anche allo Spezia non è stata bruttissima rispetto a Trapani, ma per quello che sto dicendo che a Trapani non dovevamo perdere così. Quindi questi malumori sia da parte dei tifosi, di tutti quanti, ci possono stare, perché il momento non è bello, però il modo in cui abbiamo perso a Trapani non doveva succedere. Ma il problema, secondo te, ci avremmo... visto da dentro, quale può essere? Una scarsezza di personalità? Ma quando le cose vanno male sicuramente possono cioè tanti fattori possono diventare negativi, perché non è che quando abbiamo vinto non avevamo fatto errori anche lì, perché purtroppo quando vinci quegli errori lì magari passano inosservati, invece quando fai un paio di sconfitte di fila e lì un sacco di errori vengono fuori, poi magari qualcuno dirà che è un problema di gambe, qualcuno di testa, poi magari ci manca personalità, magari siamo peggiorati nel possesso palla, poi diventano tutte cose negative quando c'è la sconfitta. Tu sei uno che ha avuto il coraggio oggi di parlare una settimana non facile, e noi ci aspettiamo, un po' tutti a Bari si aspettano, e qualcuno quando, per non dire le solite cose, che sai, è dura anche. Frase fatta, diciamo. Bravo. Ci aspettiamo che qualcuno dica, oh ragazzi, svegliamoci e ripartiamo, ma svegliamoci davvero, perché oggettivamente stiamo un po' dormendo, anche se abbiamo poche risorse, ma svegliamoci, mettiamole tutte in campo e diamo tutto quello che possiamo, perché oggettivamente questa è la parte finale, cioè abbiamo aspettato aprile perché il Bari esplodesse. Invece è arrivato aprile e il Bari... Stiamo buttando via la bella rincorsa che abbiamo fatto, sicuramente... Partendo dal sottoscritto dobbiamo dare tutti di più, in questo momento non lo stiamo facendo. Io sono il primo a farmi l'autocritica che bisogna dire di più, e come ho detto prima non l'ho fatto ultimamente purtroppo, ma non perché non l'ho voluto fare, purtroppo un po' di stanchezza ci sta, ma ci può stare anche nei miei compagni. È vero che adesso dobbiamo cancellare, è vero, sono sempre le solite cose che diciamo noi, cancellare tutto quanto, ripartire, però sarebbe anche ora, perché... Credo che i jolly li abbiamo sprecati, ormai non abbiamo più nulla da dire, anche non siamo in grado di dire nulla, dobbiamo solo pensare, lavorare, a correre. Dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere questi playoff, perché ormai sono 7 partite, magari 20 partite fa le potevi dire tranquillamente, adesso più passano i giorni e più diventa difficile, quindi è vero che ci dobbiamo dare una bella svegliata. Sicuramente una partita importantissima, però avendo tante squadre in questi pochi punti, perché se non sbaglio dalla quarta fino all'ottava sono 3-4 punti, non vorrei dire quell'altro, magari perdendo rischi di farla molto più difficile, però devi pensare che comunque sono 6 partite, un paio di scontri diretti ci sono anche, però non è che dobbiamo aspettare sugli altri, noi dobbiamo pensare a fare punti, purtroppo come ho detto prima magari qualche risultato positivo fuori casa, qualche pareggio, qualcosina, non saremmo in questa situazione, perché potevamo essere messi un po' meglio. Purtroppo non l'abbiamo fatto, non serve piangersi addosso. Adesso pensiamo subito al Carpi e cerchiamo di fare punti per non rilanciarvi, altrimenti se veniamo scavalcati pure dal Carpi diventa molto più difficile. Quello non c'è dubbio e non tocca a me dirlo. Si può considerare quella col Carpi una sorta di ultima spiaggia per certi versi, perché comunque anche loro non godono di un momento esaltante. Poi c'è anche da tenere conto di una cosa, il Bari ha gettato tanti punti al vento, però l'aritmetica non condanna assolutamente, anzi, anche per questo bisogna darsi una volta. Ma può essere un crocevia, sì e no, ma dipende anche dai risultati degli altri, perché
Noi è vero abbiamo perso sabato, però praticamente tutte quante hanno perso e quindi siamo rimasti tutti lì. Però se continuiamo a perdere noi è normale, siamo fuori. Però quello che sto detto è vero, noi siamo stati poco lucidi ultimamente, non abbiamo fatto bene. E, come ho detto, ripeto, non voglio ripetermi, non, siamo stati, soprattutto a Trapani, siamo stati vergognosi, le altre sì, potevamo magari pareggiare, non si è girato bene, magari ci gira, magari altre volte ci girava bene, quindi un po' nel calcio ti gira bene, non ti gira bene. Non cerchiamo di piangersi addosso, io non lo vorrei fare, purtroppo siamo in questa situazione, e capiamo tutti quanti i malumori. No, ma avevo pianto prima di cominciare lì, quindi no, ma la situazione era quella che era, quindi era diverso. Però sicuramente cerchiamo di non buttare via questa stagione che è stata, non siamo partiti bene, è vero, certi versi, certe volte purtroppo non siamo stati all'altezza, certe volte abbiamo fatto meglio, però magari certe volte ci siamo esaltati forse troppo, certe volte ci siamo buttati giù troppe volte, quindi ci serve equilibrio, soprattutto in questo momento abbiamo bisogno di tutti quanti, dalla gente, dei giocatori, della gente che sta intorno alla squadra, per poter raggiungere questo obiettivo che ci siamo fissati. Non so, non saprei dire, perché quando tu vedi adesso le partite che hai perso è facile dire atteggiamento o no. A Trapani noi anche lì siamo partiti bene, che purtroppo i nostri contropiedi quando abbiamo avuto la possibilità non abbiamo sfruttato molto bene. Poi una volta preso il gol ci siamo lasciati andare, e questo non doveva succedere a Trapani soprattutto. Poi l'atteggiamento non credo sia quello, perché certe volte le squadre anche loro ti studiano, non è che ti vengono, magari certe volte anche loro ti pressano, certe squadre che ti aspettano dietro, magari non riesci a trovare spazi, fai più fatica. Ogni partita ha una storia diversa, non è che potevamo fare come a Cesena o a Benevento, per esempio a Benevento loro comunque ti venivano a attaccare, ti lasciavano molti più spazi, era diverso la partita. Quindi ogni partita ha le sue difficoltà. Senti, due cose. La prima, tu sei stato con Antonio a Bergamo, 2010, ha iniziato da titolare e poi ti ha messo in panchina. Poi sei esploso invece con Ventura a Torino. Hai fatto un ottimo campione di B, hai vinto il campionato e poi sei andato in A. Qual è il vero Bascia? Il vero Bascia si è visto, il miglior Bascia si è visto con Ventura, è lì che ti sei esaltato come tipologia di gioco? Difficile dirlo da me questa cosa qua, comunque anche a Frosinone. Si può dire, però, sì, anche a Frosinone avevo fatto una bella stagione, comunque eravamo partiti bene, la squadra girava. Poi secondo il girone di ritorno un po' meno bene, poi è vero a Bergamo ero partita titolare, poi ho giocato di meno, ma quello ci sta, perché comunque lì avevo gente come Padoin, c'era gente come Barreto che sta alla Sampdoria, che ha fatto un sacco di anni di Serie A, c'era Carmona, quindi lì ero un ragazzino ancora, magari ci sta. Poi con Ventura ho avuto la fortuna di giocare, diciamo che in quell'anno lì mi sono trovato bene, le mie caratteristiche magari... Con Ventura ti sei trovato meglio che con tutti gli altri, questa è la domanda. No, meglio, non direi meglio, perché anche con Antonio mi ero trovato bene, non era quello il problema. L'unica cosa è che magari col gioco di Ventura quell'anno lì ci stavo di più, e quindi avevo giocato, non mi ricordo quante partite. No, di più. Quello che importa in te. Vabbè, comunque non è importante adesso. Però... Beh, non... Sì, ma uguale, non importa quello, dico che quell'anno lì mi sono trovato bene col suo gioco, quindi posso dire solo quello. Che differenza c'è tra il calcio di Ventura e quello di Colantuono? Ma adesso, tornando per esempio all'anno dove c'era. Per esempio, quando eravamo a Bergamo, noi comunque anche lì avevamo una squadra fortissima, c'eravamo gente che faceva la differenza, invece sì. Avevamo i singoli che facevano le differenze in qualsiasi momento, invece a Torino diciamo che era più un gioco di squadra dove
più o meno partecipavano tutto, perché avevamo dei movimenti precisi, ognuno sapeva quello che doveva fare, c'era un compito fatto apposta per il giocatore, quindi era diverso, sì, più collettivo. Invece a Bergamo è una squadra più di singoli che facevano la differenza. Senti, qual è la critica che ti ferisce di più a proposito del centrocampo del Bari? Perché in tanti dicono il vero problema del Bari è il centrocampo, non è assortito bene, è una questione di caratteristiche, non ce n'è uno che, non ce n'è un altro che. Qual è la cosa che ti ferisce di più? Ritieni giuste comunque le critiche al centrocampo o no? Ma non mi feriscono, perché ogni anno è sempre stata la stessa storia. Mi ricordo, ripeto, ritorno sul fatto di Torino. Anche Torino diceva la stessa cosa, sempre è stato il problema del centrocampo. Poi in 2-3 anni siamo riusciti ad arrivare in Europa League. Ma non perché c'ero io, perché comunque quei giocatori ho fatto parte di un gruppo che ha dato tanto, nonostante che le critiche. Poi le critiche, che siano centrocampo, difesa, attaccante, ci stanno sempre. Voglio dire, ti scivolano addosso. Ma se non mi scivolano a 30 anni, quando lo devono fare? Comunque è normale, meglio, cioè, facendo questo lavoro. Ma c'è qualcosa di giusto però che hai sentito, perché non è detto che le critiche siano sempre ingiuste. Ma ci mancherebbe, le critiche ci possono fare. Se adesso prendiamo 10 persone qua, ognuno ha il suo modo di pensare, quindi qualcuno magari penserà bene, qualcuno penserà male, però più che altro noi ci dobbiamo... Devo pensare soprattutto al campo, perché se cominciamo. Ma c'è qualcosa che si può migliorare lì che non abbiamo espresso nel centrocampo? Cioè, possiamo... Alcuni dicono manca la gamba, manca la corsa sufficiente, altri dicono manca l'idea. Secondo te, in che cosa dobbiamo migliorare nella zona tua? Ma come ho detto prima, quando le cose vanno male non gira nulla, nel senso che poi i commenti negativi diventano, cioè quelli positivi che erano prima diventano negativi, ma quello è scontato e ci sta, perché noi comunque, come ho detto prima, facendo questo lavoro è normale che ti devi aspettare le critiche. Poi magari a me mi possono dire ti manca quello, ti manca questo. Noi quello che dobbiamo migliorare è su tutti gli aspetti, perché in questo momento magari ci stiamo mettendo un po' di aggressività che non lo stiamo facendo, magari il modo di fare possesso palla non lo stiamo facendo bene, e questo sono uno dei primi a farmi l'autocritica, che devo dare una mano di più anche in questo senso. Magari, che ne so, al mezzale devono andare di più al tiro, tutti aspetti che quando perdi diventano negativi, che prima no, quando si vinceva non mi ricordo io questi commenti. Le ultime, perché deve andare a pranzo con la squadra. Ma sta pesando Miguel l'assenza di Brianza in questo senso, forse troppo? Sicuramente abbiamo perso un giocatore fantastico, soprattutto per noi che nel modo in cui giochiamo noi, a livello di possesso palla era fondamentale. Purtroppo abbiamo perso, diciamo, un giocatore che ci faceva la differenza, però purtroppo l'infortunio suo è una cosa che fa parte del calcio, e dobbiamo cercare di dare qualcosa in più tutti gli altri per poter rimpiazzare la sua assenza. Sicuramente ci mancherà fino alla fine, non so quanto starà fuori, però ci mancherà fino alla fine. Come sguardo questo, Michele, perché appunto il lavoro di Brienza è fondamentale nella costruzione del gioco del Bari, il lavoro tra le linee. Tu dici che sei un po' stanco, e allora in fase, diciamo, di impostazione, come ne può uscire la squadra in questo momento? E ti chiedo se puoi spiegarci di quello che hai detto prima. Quindi tu hai bisogno di qualche giornata di riposo, il tecnico ti chiederà di sacrificare, insomma, spiegaci. Non lo so se mi chiedeva di sacrificarmi, ma soprattutto noi, magari non avendo un giocatore come Ciccio, dobbiamo esaltare gli altri giocatori che hanno caratteristiche diverse. Sicuramente tu non possiamo paragonare, che ne so, Ciccio a me, o Ciccio a Fedele, o Ciccio a Salzano, un altro. Comunque siamo tutti diversi, e in effetti dobbiamo cercare di trovare le giocate fatte per gli altri giocatori. Sicuramente, avendo perso Ciccio, abbiamo perso tantissimo, e quindi quello non ci darà una mano. Però ti puoi fermare tu, perché adesso sei fermato lo dico. Il problema è questo, era la tua alternativa. Adesso tu non ti puoi, perché il Brienza è più scappato. Adesso sei tu. Vabbè, non ci sono solo io, ci sono anche gli altri. No, che possono... lui ha sempre, lo sai, no? Sì. Io passo, là davanti vede uno, l'altro. Se non mi si sta fermo, giocherai sempre tu. Meglio che ti fai. Vabbè, l'allenatore non lo faccio io, quindi deciderai. No, però... Ma quello hai ragione. Grazie a tutti. Grazie.
sì. Beh, vai. No, no, Michele, no. Pensavo... No, volevo dire questo. Ovviamente l'ultimo altro aspetto su Rio in porta è, diciamo, sia Raggi che Maniero sono stati sostenuti in una maniera migliore, perché non c'è stata una grande evoluzione di aspetto offensiva. State studiando qualcosa per migliorare l'attacco, soprattutto per sostenere meglio il giocatore offensivo? Cioè... Ma sicuramente intanto non è colpa solo di Maniero, di Raicevic, di Galano che hanno giocato l'ultimo, la colpa è di tutti quanti. Sicuramente dobbiamo migliorare, come ho detto, intanto col possesso palla per poter arrivare in fondo magari a mettere il cross, magari al tiro, o servire meglio gli attaccanti. Ci stiamo lavorando, in settimana ci lavoriamo sempre. Purtroppo certe volte ci stanno anche gli avversari che si difendono bene, per noi diventa difficile. Però in questo momento non è colpa solo loro, credimi che è una colpa di tutti quanti, che non stiamo gestendo bene la palla, o magari ci gira male, o magari l'atteggiamento non è giusto. Senti, diciamo, una finalissima da fare con il Capra, insomma, uno scontro diretto decisivo. Ma la dobbiamo pensare, per le ultime 7 partite che sono rimaste le dobbiamo pensare più o meno tutte quante così, perché altrimenti se perdiamo pure sabato rischiamo veramente grosso. Noi non ci possiamo permettere, credo che il brutto figurone abbiamo fatto abbastanza, e quindi è ora che cambiamo un po' il trend. Grazie a tutti. Vai,